Canta, Dorina, canta. Canta con nessuna grande. Scudato nel fornello con la famiglia Aranda. Canta per questa città che c'ama sempre mamma. Ma sangue caraibiano, la via con la fiamma. In quel tempo, pian piano, con le mani caresse, altrimenti che incanti i brini senza possesso. E con due mani robuste, i tausi più sicuri, i zoghi di una guerra, i cloche caolini da lì. Andando in canti, vede al posto da un'usa stanza, la era la tua matota, i tangi la danza. Segna, Dorina, segna, segna tua gioventù, alcun paese di lei, giammai sparì per te. Segna, tata si mama, consola si fratene, che mica rete tavola muta cose belle. A te ho compagnia, finché arriva il mattino, a tondo prega di ombre, accendero, al mattino. Una bellissima cerimonia questa mattina con la premiazione del concorso in lingua piemontese. Sì, sono piena d'orgoglio perché i primi premi erano piene due mie leve, una è la Maria Augusta Giovannini e l'altra è Maria Antonietta Valenza, due non dubbi. A parte che sono tutte e due magistre elementari e scrivo già da diversi anni, ma stanno disumano in italiano superato se stesse, veramente. Però l'estate è una partecipazione molto ben slargata, a ieri a pizze santa oeuvre stanno. Sarà anche la pandemia che ha l'ampusa un po' a stare qua e più la matita al mano. Però comunque il corso di lingua piemontese e anche il concorso sono due cose che piacciono e appassionano. E attiro gente, stanno e non tanta gente, poi l'uomo non può di cappelle, ma no, perché avevo paura che spudesse non fe. Però anche la giuria le fa persone molto ben avvisate, tipo Gilardin, è un professore che ha conosco di 7 lingue, però è una passione proprio dal piemontese, poi l'uomo la Clara Nervi, che è lo Azzolo, che è un puntino sulla carta geografica. Però belle lì parla ancora proprio il piemontese. E Michele Di Bunavecco arriva da la Valle Azzusa e Gigi Vaira, con lì, l'idilo, con lì, le finì in messa ai Giudas perché bagnava sempre tutto. Tutte le volte che la partecipa per 4 anni di fila al concorso nostro, e per 4 anni di fila la sempre più al prim e il terzo prim. Allora la idea no, adesso basta, adesso te. E ti fai con giuri almeno da che pina a dam. Come diceva prima, appunto, la giuria è importante, comunque la tradizione e la lingua, tornare a conoscere quelle che sono le nostre radici. E se non sbaglio c'è anche una proposta che sta avanzando un consigliere regionale locale che riguarda proprio la lingua piemontese. Quindi sarebbe bello se tornasse ad essere in uso. Anni e anni e anni che queste proposte che vanno, i boccio, poi quella speranza. Fino a una vintena d'anfas, fino a scuola elementare, non la smanga. Però i città si appassionavano, magari insieme a un'aula, quindi smasna, era 3-4 che si appassionavano. Ormai anche lì la regione la taglia tutti in branco, ma stessa, la dai più niente niente, le masna. E poi mi lo dico sempre, sai, neanche il nonno, perché dico più i papà e le mamme, perché il papà e le mamme ormai parlo più neanche piemontese. Ma sai, neanche il nonno, che comincio a buttare in testa per lei e piemontese, le masna, la lenga va a morire. Mi lo manangoda, che la do da sangue, e lui mi ha sempre parlato piemontese. Chi l'ha risposto in italiano? Devo dirlo, perché per forza a scuola parla italiano. E io so, mia figlia e mia nora, Savello a lui parlo, però lei fa lo con me, lei parla italiano, quando è che è pazienza. Ma chi l'ha conosco bene, per me volte provo proprio a dire robe balurde in piemontese, chi l'ha capito, perché ormai all'antloria. E il nonno devo fare, dovrei farlo, ma lo fanno neanche. Preferisco dire magari bestialità di taglio cano piuttosto che parlare in piemontese.
Da mettere la cespu, ma si parlava di salsure a casa sua. Capiamo la bicicletta al bosco e con una collina andiamo a babacci, guatine, cadrelline, che poi regalava le sue amiche e ai suoi sumati. Già da allora aveva la passione che sarebbe il tasso tra lei. Quando sua madre lo chiamava per la signa, e che era rispondia a lei, a salire a domande a Sapevo. A un design, che mi era la scuola bassa, allenava una bandiera tra lei. Anche la videma strana, a casa sua, lei era la bottega dal Minusi e Toni. Aveva avuto un amico lui che la travagliava con i suoi assi bei, senza mai osse la testa. A Cesco, ai piastri a considerarsi con la porta, a fermarsi con Giuseppe, a sentire il prolungo la tosse, a incantese a vedere i rabò, i ciò, gli smens, le broche, e s'annusava a scambarsi tra me la nessuna. Cesco prendeva presa, alla via buona volontà e attitudine, aiutava tanta economia. A pochi anni, alla bagnaia di naso, passa al magistero. A Cesco, ai piastri alesi, ai capitali, al manta, prontuari per me la bosca. Chi era l'esia con una borghista che attrambiava il progetto e le danze. Il cliente è Cassio Santi Pupi, a travagliare la pista calma, a evasia soddisfazione e profitto. Cesco era diventato un bel giovinotto lei, con tante cavallerie e nel come la Pais che adorava un tega. E tante figlie hanno guardato con interesse. Ma chi era la tenia dove rimanere di una? Mila. La Sartò era giunta che tamponava le braie e la travaglia. E tra loro, ai rinascere a poco a poco, nacque il Cotì, che era diventato più presto da loro. A pensare a Riese. La seconda guerra mondiale era stupata. Al Corcesco era partito dal fronte. Tutti lì gli ascrivia una lettera viva e una sua famiglia. Aveva chiesto che fasia coraggio a lui. L'occa di Dio l'aveva mai visto di loro di buttarlo per i denti. Mica soldato, ha preso la collezione a salire Nancy, l'aveva mangiassina. Con una moscata al mare, al battaglione a Cesco alle freccia Pammes, e ha portato tutti i soldati al campo a prosonia in Albania, e l'Italia tra vede. In fissaria cercavo persone con una qualifica, e Cesco, in usia ampiota, all'estate di Bona la gente addossa la mobilia di un fisico di cangolosi del campo, al tuo sogno. E sono le alla faglia caduta ben passione al tunnel. Alla sera, quando si lavava ieri, a colpirci la pagliassa, a pensare alla sua famiglia, a Mila, e a farsi affitta da Marseille e Basile. Rivagli in verità, c'è il suo abbondante 3.000 da sprat, a sul tornacca. Magro, per attori, certe, e con una malattia brutta. La voglia di tutta la famiglia di Mila assortiva da tutti i cuori, a finire finendo a Brasero e Brasero. Al culto di Dio che era partito da prima, e restava mappi l'ombra. Cesco pensava come la mia futura via di Tavio la sua vita. Torni a Milesia e lei, a via sarà la bottega, e Cesco ha deciso di guardare chi è. Altrimenti, alla via ne ha un panse, sposese con sua vita. Andata a lavare, non usava mai la testa, per la via di tutto pulire e protese una sposalissi dente e se ne missionò. E con la verità sua madre, dirla sbaglia la meglio per il sul, per te paga il sulè, torna a tua, e pensi a Pinello, mira. Tutti i suoi castelli erano truccati, in fondo arrivasse a Cruz. Da allora Cesco ha passato la sua vita via dal travaglio, senza mai sposarsi. Possiata due sorelle tutte.